Unit 2. Come vedi, ancora non ho addosso la chitarra, perché, come vedrai nel manuale, siamo sugli esercizi per lo sviluppo del senso ritmico. E cioè, prendiamo in mano, io prendo in mano i miei appunti, che non sono ancora il manuale, perché lo stanno stampando nel momento in cui faccio questo video. Allora, come vedi, ho messo per ogni esercizio un numero che è, per esempio, 0201 significa Unit 02, figura 01, in maniera che possiamo semplicemente fare l'esercizio insieme. Come ti ho detto nell'introduzione, questo manuale, per questo motivo abbiamo tante ore di video, e deve essere un manuale che dobbiamo capire bene insieme. Ovviamente, io non avendoti vicino, non posso sapere se tu hai capito bene l'esercizio, quindi andrò per gradi, ripeterò più volte le cose, perché così come tu potresti essere un chitarrista già bravo e quindi essere pronto per arrivare direttamente alla unit 5, 6, 7, quello che può essere, tu potresti anche essere uno più principiante che necessita di maggiore aiuto, e quindi andiamo per gradi. Allora, 0201, questo è molto facile, il piede. 1, 2, 3, 4. Ti puoi far aiutare da una base qualsiasi, come hai visto nella parte ROM del DVD, hai le basi numerate, io ti faccio sentire, che ne so, la 1 a 60 bpm e devi abituarti a 1, 2, 3, 4. Battere il piede a tempo. Devi cercare di farlo e che, come sto facendo io per esempio, tu possa anche parlare mentre lo fai. Cioè il tuo corpo, la tua respirazione devono diventare una cosa molto naturale. Questo lo vedremo più tardi. Ok? Fermiamo. Questo ovviamente era facile. Quando andiamo alla 0202, iniziamo invece a vedere le mani e i piedi insieme. 1, adesso uso come al solito questo suono che riprenderò col microfono. Quindi, senza che usiamo la base, 1, 2, 3, 4, insieme. Scusami, devo usare destra e sinistra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, qua vedi che ogni tanto mi va giù prima? Può capitare. Facciamo partire la base e andiamo a tempo, come se fosse il nostro metronomo. Vai avanti, sempre così. Aumentiamo la velocità, andiamo, questa era 60, facciamola 80. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Siamo sempre a quarti. Puoi farlo con la voce anche. Ta, 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 ta. Se fai veramente caso, una misura due fa, mentre parlavo, in realtà il piede ha fatto flam con la batteria. Cioè, sono arrivato un pochino prima o un pochino dopo. Perché? Per il discorso che facevamo sulle risorse del cervello, quando cerchiamo di fare qualcos'altro può accadere. Conosco allievi, anche a me è successo, che suonando e mangiando il chewing gum tendono a mordersi la lingua. Qui dovremmo chiamare uno psichiatra, forse. Tieni duro, continua così. 1, 2, 3, 4. Aumenta la velocità. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ecco lì, ho fatto un flam. Un esercizio molto semplice, ma solo in apparenza. A quarti lo possiamo fare in realtà anche a 12 ottavi, perché no? Questo è molto lento, facciamo più lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Più avanti ti spiegherò come interpretare i tempi. Questi sono sempre quarti. Shuffle, swing, 100 bpm, 2, 3, 4. Siamo sempre sul facile, sullo shuffle, 100 bpm shuffle, dov'è? 90 bpm shuffle. Questa è la base 04. 1, 2, 3, parti prima con il piede, mani. 1, 2,
si può, quando si può, quando si, eccetera. Bene, andiamo, iniziamo a spostarci, no? Non dai quarti. 0-2-0-3 abbiamo piede in quarti e mani in ottavi, quindi ta 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 ta. Cantala, perché l'esercizio, piano mano che andiamo avanti, ci sarà piedi, mani e voce. Quindi 1 2 3 4 ta 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 ta. Ok, lo facciamo insieme. Ti consiglio di partire, partiamo da un 70, 01, base 01, 70 bpm, straight, dritto. Ta, ta. Prima di partire con le mani, inizia a contartela, te la pensi, questo è il quarto. 1 2 3 4 pa 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 pa. Questi sono gli ottavi. 1 2 3 Andiamo avanti e vediamo che la figura 0204 inizia ad avere, siamo in quattro quarti ma abbiamo le terzine, cioè 1 2 3 4, per ogni quarto suoneremo una terzina, ta 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 ta. Non è riportato un 12 ottavi perché in questo caso volevo che tu ti riferissi proprio a quattro quarti e suoniamo le terzine, quindi ta 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 ta. In questo caso su ogni quarto noi iniziamo con una mano diversa. Questo ti porterà poi a capire una cosa che ti spiegherò più avanti sulle pennate, sullo shuffle nel blues, eccetera, cose dove fare la pennata in questo modo continuo oppure fare una ripetizione, un ciclo di tre. Ma non te lo spiego adesso, però devi prepararti in questo modo per essere pronto dopo. Quindi 1 2 3 4 pa 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 pa. Adesso io con la voce te li ho fatti staccati, cioè pa 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 pa. Essendo una terzina, lo spazio che intercorre tra una nota e l'altra dovrebbe essere il più uguale possibile. Quindi pa 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 pa. Per fare questo sì che puoi farti aiutarti con un 12 ottavi, perché il 12 ottavi, come ti spiegherò, è un tempo che su ogni quarto costruisce una terzina. Troppo lento, allora base 02, partiamo con 80 bpm, questi sono i quarti, 1 2 3 1 2 3, ok? Quindi Napoli, si usa spesso invece che il tatata trovare nomi facili che abbiano tre sillabe, si usa spesso il Napoli, 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 ok? Adesso non stiamo ancora parlando di accenti, ma solo di riuscire a fare percepire al nostro corpo che nonostante questo sia sempre il quarto, noi possiamo suonare indifferentemente, se non c'è la batteria, possiamo fare ta 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 ta. Dopo vedremo come fare. Quindi, ti ripeto, l'esercizio 0204 è 1, 2, 3, 4, pa 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 pa. Va bene? Andiamo avanti. 0205. Abbiamo stessi sempre piedi in quarti e sedicesimi che lo fanno le mani, quindi andiamo un po' più lenti, per esempio siamo sul 70. Ecco, in questo caso la base 01 a 70 bpm ti aiuta perché questi sono sedicesimi, ok? Andiamo a 60. Faccio partire il piede, 1, 2, 3, 4. Ok. Quando avrai assimilato bene questo, tu immaginati già le applicazioni con i sedicesimi,
poi lo porteremo ovviamente sulla chitarra, potendo dare gli accenti, quanta varietà abbiamo già, per esempio, no? Ti faccio questo. Se noi lo portiamo sulla chitarra, ci metti uno slide, un po' di cose che vedremo avanti e iniziano già a essere ritmiche. Ok, andiamo avanti e iniziamo a capire cosa intendo io per il pensiero ritmico e l'indipendenza. Siamo all'ottavo puntato, 02 e 06. Vedi che abbiamo il piede che fa i quarti, tu, tri, fo, la mano farà, fa, sono sedicesimi, no? L'ottavo puntato è come quando, se questi qui, immagini che questo sia una griglia, ok? Questo è un quarto, quindi è una griglia formata da quattro sedicesimi, dove se faccio questo è il primo sedicesimo, che sarebbe anche il primo ottavo, e questo sarebbe il secondo ottavo, cioè ta 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 ta, questi sono i sedicesimi, ta 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 ta. L'ottavo puntato è ta 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 ta, questo è puntato e questo lo suono, ta 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 ta. Bene. Alla 0206 abbiamo ta 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 ta, la parte sopra delle mani è pa 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 pa, mentre il piede fa il quarto, quindi 1 2 3 4 pa 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 pa, è sempre uguale, sono due misure scritte ma è sempre uguale. Questo portato su un tempo, proviamo la base 01 a 70 bpm e facciamo questa figura 0206. Quindi 1 2 piede fo pa 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 pa, con questa con tutte e due pa pa, anche con la bocca pa 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 pa. Questo cosa ci serve? Ho ascoltato molte volte anche delle band fare le prove. E quando ci sono stacchi di questo tipo sincopati, cose del genere, e la band fa tutto lo stacco insieme, in realtà può accadere che ci si mangi un po' di spazio, tipo pa, 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 boom, e poi si parte in anticipo. No, questo è il BPM e devo percepire che sono, cioè, pan, 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 tang, 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 tang. E in testa ho sempre i sedicesimi. Ok, andiamo avanti, 0207, questa è una cosa simile, terzina di semiminime, usiamo solo la mano destra. In realtà potrà sembrarti molto simile all'ottavo puntato perché la distanza è poca, ma quando abbiamo una terzina ripartisce in modo equo la figura musicale alla quale viene applicata. Cioè, se siamo su un quarto, la terzina è ta 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 ta, ok? Questa che è una terzina di semiminime divide la terzina su due quarti, quindi sarà ta 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 ta, ok? Molto simile all'ottavo puntato che è pa pa pa, ok? Pa pa pa. Però poi per ricominciare diventa pa 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 pa. Tra il terzo e il quarto che ricomincia il ciclo c'è una distanza inferiore che diventa un ottavo. In questo caso invece ci spostiamo sempre in modo regolare, terzine. Quindi 0207 fa così, facciamoli insieme. Partiamo col piede. 1, 2, 3, 4, pa, 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 pa. Vedi, ho fatto l'ottavo puntato. 3, 4, pa, 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 pa. Apriamo sulla base. Sempre base 01 a 70 bpm. 3 4 pa 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 pa, Napoli 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 Napoli. Questa è meno utilizzata, però pam pom pom pam. Questo si sente a volte negli stacchi, no? Tron prom prom pom. A volte si usa invece l'ottavo puntato, che sarebbe pra, prum, 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 ok?
ok? Diverse pram, prom, prom, prom. Senti che sembra che io rallenti? Ecco, una differenza un po' tra la terzina di semi minima e l'ottavo puntato. Andiamo avanti. Avrai in mano il manuale e andiamo alla 0208. Qui inizia a essere un po' più difficile, cioè abbiamo, come vedi, il piede fa i quarti. Sì. Mano fa i quarti. La voce fa l'ottavo puntato. Pa, 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 pa. Potrebbe accaderti, mentre lo facciamo insieme, che tu faccia pa, 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 che la mano vada dietro la voce e viceversa, o che il piede si perda. No, sono tre cose separate, indipendenti, ma in simbiosi, ok? One, two, three, voce. Pa, 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 pa. Continuiamo insieme. Pa, 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 pa. Possiamo farlo di nuovo, base 1 a 70 bpm. Pa, 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 pa. Poi vai avanti tu in base a quello come ti senti, no? Anche qua. Pa, 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 pa. Questo che faccio con la bocca è una cosa che facilmente ti troverai a farla con la chitarra, no? Eccetera. Ok, andiamo avanti. 0209, facciamo il contrario. Cioè, wa, la voce fa i quarti, wa, ta, 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 mi sono perso. Ta, 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 ta. È perché sono andato molto veloce, eh? Faccio a 70. Abbiamo detto, voce in quarti. Ta, 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 ta. Attenzione, se questi poi non ti vengono da impazzire, non è che poi sono cose che ti troverai a fare. Questo servono soltanto a crescere, perché significa che se riesci a fare questa cosa, il tuo cervello ti lascia sufficiente risorse, chiamiamole così, come se parlassimo di computer, per poi suonare, perché quando ti troverai a suonare dovrai pensare anche a quale note, che cosa esprimere. Se hai bene a fuoco queste capacità ritmiche, anche la tua improvvisazione, potrebbe essere un'improvvisazione ritmica o improvvisazione proprio solistica, beneficerà di questo. Andiamo avanti. 2-10, piedi in quarti, mani in ottavi e voce canto ottavo puntato. Quindi 1-2, parte sempre dal piede, e mani ottavi. Pa, 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 pa. 0-2-0-11, mi velocizzo, La 0-2-0-11 invece ti porta a fare quarti, voce, pa, 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 pa. La mano fa l'ottavo puntato, scusami. Quindi ta, 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 ta. Ta, 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 ta. E quindi questo è come se fossero i tuoi compiti per casa. Se hai anche il mio manuale, appunto, percussioni, tapping e altre tecniche per chitarra acustica, troverai altri esercizi che approfondiscono di più l'indipendenza tra le mani, perché appunto vengono utilizzate sulla chitarra acustica per ottenere certi effetti. Quindi questi sono i tuoi compiti per casa, diciamo, no? Abbiamo detto che questo manuale è strutturato come se stessimo facendo una lezione insieme, tant'è che vedi che se anche faccio un erroruccio non sto lì a tagliare, perché voglio che tu capisca che alcuni esercizi sono difficili. Cioè non è che io parto e faccio ta 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 ta, cioè ci devo pensare. Ovvio che mi viene più facile, uno, perché li ho pensati, due, perché li faccio, ma richiedono concentrazione. Cioè ci sono delle risorse cerebrali che noi dobbiamo utilizzare. Quindi questi sono i tuoi compiti, hai tutti gli esercizi scritti, abbiamo visto insieme come si fanno, e quindi buon lavoro.